Buongiorno ragazzi, oggi voglio parlare della fiscalità per tutti i lavori digitali ed in particolar modo qual è il miglior setup per riuscire anche a pagare meno tasse, perché è l'obiettivo di tutti noi. Quindi questo video è valido per tutti quelli che fanno Amazon FBA, per tutti quelli che hanno un e-commerce, per chi fa affiliate marketing, per chi, che ne so, ha un grandissimo canale YouTube e sta fatturando tantissimi soldi, per chi sta iniziando a lavorare nel mondo digitale o anche per i grandi influencer. Infatti quello che voglio fare oggi è condividere la mia esperienza dall'inizio, come è iniziato il migliore dei modi e poi soprattutto come è continuata la cosa. Infatti quest'anno sto per fatturare più di 65.000 euro e quindi sto per uscire dal regime forfettario. E dopo essere uscito da questo tipo di regime ci sono tantissime cose che si devono affrontare, che io sto affrontando ora, e mi rendo conto che online ci sono pochissime informazioni. Infatti ho investito tantissimo tempo per ricercare le migliori e ho dovuto anche pagare alcune consulenze per riuscire ad ottenere il miglior setup. Quindi vi dico già, io non sono né un commercialista né un avvocato, però vi parlo per esperienza personale in modo da condividervi cosa ho fatto e cosa sto facendo in modo tale da riuscire ad ottenere il miglior setup. Poi se state con me fino alla fine di questo video vi spiego anche perché mi sto per trasferire all'estero. Parliamo dell'inizio. Stai per iniziare una tua attività nel mondo digitale. La cosa che di sicuro ti consiglio se stai iniziando e se sei qui in Italia è di aprirti una partita IVA a regime forfettario. Poi ovviamente questa cosa non vale per tutti, dipende da dove stai iniziando, quanto capitale hai. Però se stai iniziando più o meno da zero, con un piccolo capitale, di sicuro la cosa migliore è aprire una partita IVA a regime forfettario, perché ha costi molto ma molto più bassi di un SRL e oltretutto la gestione costa ancora meno. Per aprire una partita IVA a regime forfettario si pagano circa 400 euro, poi per la gestione si paga circa una cinquantina di euro. Io per la gestione e l'apertura di questa cosa mi sono affidato a My Accounting, con loro mi sono e mi sto trovando benissimo e oltretutto abbiamo anche iniziato a collaborare, per cui se volete qui sotto in descrizione, se state iniziando e volete aprire un regime forfettario, vi lascio un link tramite il quale potete avere una consulenza gratuita con loro, nella quale vi spiegano tutto il da farsi e rispondono anche a tutte le vostre domande. Poi comunque se volete approfondire sulla tassazione nel regime forfettario ho fatto un video a proposito che vi lascio qui sotto in descrizione. Quindi come vi dicevo, ad agosto dell'anno scorso ho iniziato con il mio regime forfettario. Io sapevo che avrei utilizzato quella partita IVA per fare Amazon FBA, per il canale YouTube e quindi la monetizzazione su YouTube, per l'affiliate marketing e per altri progetti eventuali che sarebbero arrivati dopo. Infatti è quello che è successo. Da agosto alla fine del 2018 è stato più una fase di startup dove ho iniziato a guadagnare i piccoli soldi. Però dall'inizio del 2019 le cose, ovviamente dopo aver sistemato tutto e puntato a nuovi progetti, sono iniziate ad andare molto bene. Infatti ad ora, ve lo condivido per la massima trasparenza, entro la fine del 2019 dovrei fatturare più di 65.000 euro. Ciò non vuol dire che sono tutti i soldi che mi entrano in tasca, perché ho anche costi e tasse. Magari in futuro farò un video proprio a proposito dei costi, mentre se volete sapere la tassazione, come prima vi invito ad andare a vedere il video sul regime forfettario che è qui sotto in descrizione. Qual è il mio problema ora? Il regime forfettario, quindi la partita IVA agevolata che io sto mantenendo ora, ha un limite di fatturato di 65.000 euro. Infatti se si va oltre questi 65.000 euro non si può più mantenere questo regime agevolato, che ha una buonissima tassazione, e quindi l'anno prossimo sarei costretto ad aprire una partita IVA a regime normale. Quindi la cosa più conveniente da fare per me, se volessi rimanere in Italia, sarebbe aprire un SRL. Qual è il problema dell'SRL? Innanzitutto l'apertura di un SRL, se semplificata, quindi si risparmia qualcosa, costa 500 euro. Poi ogni anno, tra diritti, bolli, deposito del bilancio e tutte le altre tassettine maledette, sono 1000 euro all'anno. E non abbiamo ancora parlato della gestione, perché per la gestione contabile di un SRL si paga a partire dai 250 euro al mese. Quindi all'anno, in base ai casi, si parla dai 3000 euro in su fino ad arrivare ai 5000 euro. Quindi dopo averla aperta, dopo aver speso 500 euro, ogni anno andrei a pagare tra i 4000 e i 6-7000 euro soltanto per farla andare. Ed oltretutto non ho ancora parlato della tassazione, questa è solo la gestione. Infatti con un SRL dovrei andare a pagare IVA, IRES, IRAP, INPS, per un totale di tassazione equiparata strepitosa. Si parla dal 50% di fatturato in su. Poi ovviamente per riuscire a pagare un po' meno e prendere qualche agevolazione si può usare qualche trucchetto, pur sempre legale,
per riuscire a farsi dare indietro qualche soldo che si è pagato in tasse. Però ugualmente si parla lo stesso di una tassazione del 50% dei soldi che faccio. Per cui ovviamente ho iniziato a guardarmi attorno per vedere se ci fossero state altre possibilità. E la prima cosa che viene in mente a tutti è aprire un'azienda all'estero. Qual è il problema di questa cosa? Ipotesi, apri in Bulgaria, lì la tassazione è flat tax al 10%, quindi risparmi già una vita. O che ne so, c'è l'e-residency in Estonia, ci farò un video a proposito perché è molto interessante. Con questa e-residency ti permette di aprire un'azienda in Estonia e avere da loro una flat tax del 20%. Poi di questa cosa ne parlerò perché questa soluzione è molto interessante per chi è un nomade digitale e viaggia il mondo. Poi in Estonia sono molto pro business e pro digital, quindi è un argomento a parte interessante. Però qui c'è un problema. Il problema è l'estero vestizione. Infatti se io fossi andato ad aprire un'azienda all'estero però fossi rimasto residente fiscale in Italia, andavo incontro alla probabile esterovestizione, che non è una cosa molto divertente, perché se dovessi essere accusato di questa cosa, quindi io avrei la residenza fiscale in Italia, gestirei e avrei la sede legale della mia azienda estera qui in Italia, mi denunciano di esterovestizione, multe salatissime e molto spesso si va nel legale. Avere un'azienda estera e rimanere qui in Italia non si può assolutamente fare. Se rimanessi qui in Italia, per rimanere nella legalità dovrei aprire un SRL. Perciò ultima soluzione, sposto la mia residenza fiscale e apro all'estero. È proprio quello che sto facendo. Molti fanno questa cosa, prendono e vanno direttamente a Dubai, si spostano la residenza fiscale lì, pagano 0% di tasse, 0% di tutto, senza libri contabili. Paradiso fiscale. Il problema di Dubai è che lì la vita costa molto, perciò non vorrei prendermi questo rischio di magari andare lì per risparmiare in tasse, l'anno prossimo va una merda, quindi tutti i soldi che faccio li pago soltanto per vivere lì. Ed oltretutto sono ancora molto legato all'Italia, per cui preferirei trovare un posto più vicino. Per cui io sto cercando e ho già trovato una soluzione per poter rimanere residente all'interno dell'Europa e lo stesso avere una tassazione migliore. Ora qui si ferma la mia esperienza fino ad ora, perché questo è quello che sto facendo adesso. Ora infatti, dopo tantissime ricerche, ho trovato la soluzione che fa per me, per cui l'anno prossimo io trasferirò la mia residenza fiscale all'estero e quindi mi trasferirò anche all'estero. Di sicuro farò tantissimi altri video su questo argomento, per cui assicuratevi di iscrivervi perché potrebbe essere molto interessante, soprattutto se vi trovate nella mia situazione. Su Instagram ho già fatto capire qualcosina di dove andrò e cosa farò, quindi se volete vedere per primi cosa sto facendo, andatemi a seguire su Instagram, il mio account si chiama ZForzane. E poi voglio specificare che faccio questa cosa non perché sono contro l'Italia, anzi io vorrei assolutamente rimanere qui. So già che ci saranno migliaia di haters che mi diranno: ecco, vai via in un paradiso fiscale per evitare la tassazione illegale. Io faccio assolutamente tutto questo nella massima legalità e vorrei rimanere qui in Italia per contribuire alla rinascita del nostro stato. Il problema è che se tutto rimane come ora, e oltretutto potrebbe anche peggiorare perché tra poco ci sarà la nuova manovra fiscale, mi stanno mandando via e non è assolutamente conveniente per me rimanere qui. E oltretutto probabilmente, anche se fosse stata migliore la situazione, mi sarei trasferito ugualmente, perché a me piace esplorare il mondo, vedere nuove opportunità e uscire dalla mia zona di comfort in modo tale da crescere. E poi mio padre mi ha sempre insegnato ad andare e rimanere dove mi trattano meglio. Per questo motivo l'anno prossimo mi trasferirò, e se volete seguire tutte le mie vicende iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, poi ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate o se avete qualsiasi tipo di domanda. Lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!